fra noi e voi. Quello che stiamo facendo adesso, i 42 milioni di euro servivano a un impianto più grande. Quello che stiamo facendo adesso è il senso di comunità, di stare in mezzo alle piazze, di appropriarsi dei propri spazi, è quello che per tantissimo tempo non abbiamo avuto. Cioè stare nella piazza, condividere un percorso, condividere un'idea, poi metterla in rete e farla arrivare ai parlamentari. Venerdì, sabato e domenica non facciamo nient'altro che questo, stare sui territori, guardarvi negli occhi, andare là dentro e proporre esattamente quello che voi avete detto nel fine settimana. Non abbiamo lobby alle spalle, le lobby siete voi cittadini che per fortuna ci fate il fiato sul collo, per fortuna ci interrogate, per fortuna ci domandate, per fortuna c'è quella sensazione vera che il parlamentare è il vostro dipendente e questa è una cosa fondamentale. Io ho portato questa cosa, questo cartello che poi è una piccola parte di quello che abbiamo fatto, perché noi in tutto questo tempo siamo passati come quelli che facevano burdella, che salivano sui tetti, che facevano protesta ma non arrivavano assolutamente a nulla, eravamo il popolo del no. Questa è la dimostrazione che siamo il popolo del sì, il popolo del sì che ha fatto queste vittorie in meno di un anno, stando soltanto all'opposizione. Io ringrazio tutti i miei amici parlamentari, la mia famiglia parlamentare, perché con noi, con loro è diventata una famiglia. Stare con loro non è lavorare, è sentirsi con lo stesso fiato, con lo stesso animo, con lo stesso spirito e andare a lavorare con quella forza comune. A quelle persone le ringrazio perché sono rimaste nel Movimento 5 Stelle, perché rimanere nel Movimento 5 Stelle è difficile, significa studiare, rinunciare al 70% del proprio stipendio e stare a contatto 24 ore su 24 con voi, e credetemi che è la più grande e bellissima esperienza della mia vita. Io voglio raccontarvele non ad una, ma farvi capire i passaggi fondamentali quali sono stati. Io in ogni parte in cui incontro le persone ringrazio soprattutto per avermi fatto fare un gesto che per l'italiano è il gesto più alto e fondamentale della vita, scrivere il nome e il cognome del Presidente della Repubblica. Quel gesto, credetemi, quando lo facevo mi tremava la mano, le gambe, il corpo, perché significava dare in quel nome e cognome la sensazione più alta dello Stato. Purtroppo ha vinto Giorgio Napolitano, noi avevamo Stefano Rodotà, perché loro ci dissero che non avrebbero votato Stefano Rodotà soltanto perché era un nome uscito dal nostro blog. Allora è come dire, io non voto quello che dici tu soltanto perché me l'hai detto tu, ma Stefano Rodotà era un nome loro, non era certo un cittadino del Movimento 5 Stelle, ma noi avevamo la forza di uscire là fuori quel giorno e credetemi che è stato il momento più bello di uscire a testa alta in mezzo ai cittadini e dire perché loro non lo votano Stefano Rodotà. Vedevo i ragazzi dei Giovani Democratici, i ragazzi del Partito Democratico, dicevano vanno a domandare a loro, ma noi avevamo la forza di stare in mezzo a voi con la testa alzata e di aver fatto esattamente quello che dicevate voi, perché l'avete scelto voi Stefano Rodotà. Quello è stato, credetemi, il momento più alto e intenso che qualsiasi persona che ama l'istituzione, perché noi l'amiamo l'istituzione, non amiamo chi sta in quell'istituzione, ma l'istituzione in senso alto, credetemi che è la cosa più bella e importante della nostra vita. Io vado su tre o quattro fondamentali vittorie, una che ha portato ai libri scolastici gratuiti e digitali fatta dal nostro conterraneo Luigi Gallo, che in pratica dall'anno prossimo i nostri bambini non dovranno portare più 20-30 kg di libri sulle proprie spalle, ma ci saranno libri scolastici gratuiti per tutti i ragazzi, e credo questo sia una cosa eccezionale. Altra cosa fondamentale, perché purtroppo ultimamente abbiamo visto moltissime persone che venivano attanagliate dalla crisi, morte che purtroppo arrivava la cartella di Equitalia a casa, le persone non arrivavano neanche a fine mese, figuriamoci a pagare 15-16 mila euro. E noi abbiamo proposto una cosa semplicissima: chi ha debiti verso la pubblica amministrazione, questi debiti vengono a cadere nel momento in cui la pubblica amministrazione non paga prima. Sembrava la cosa più semplice del mondo e ci volevano cittadini normali a farlo approvare. Finalmente è legge dello Stato. E quante persone
forse sarebbe ancora qualcuno in Parlamento, però hanno fatto passare che era una vittoria loro, ma va bene così. Noi in tutti questi anni forse abbiamo detto sempre le stesse cose ripetendole come un karma, però questo karma ovviamente aveva poco effetto, perché se sei semplice cittadini puoi protestare, puoi bussare alla porta dei ministeri, degli assessori regionali, ma nessuno ti ascoltava. Questa persona che vedete davanti a voi per tanti anni è stata sui territori a difendere questa terra e lo faceva in una maniera più semplice del mondo, mettersi davanti ai camion quando arrivava l'immondizia sulla nostra terra, perché a noi domandavano dove eravate voi quando c'era l'immondizia sui vostri territori. Ne possiamo dire con orgoglio che eravamo davanti a bloccarli, ma non ci siamo fermati qui. Abbiamo bussato alle porte dei ministeri, perché adesso entrando in 160 parlamentari là dentro la gente ti ascolta ed è costretta ad ascoltarti. Abbiamo sempre detto l'innalzamento della raccolta differenziata, trattamenti meccanici manuali, gli 11 siti di compostaggio aperti, chiusi in Campania, di aprirli, che è il nostro piano alternativo che va contro inceneritori e discariche. Prima non ci ascoltavano, 2, 3, 10 volte bussano alle loro porte e nessuno ti ascolta. Adesso sono costretti a leggere le nostre proposte e a dare un consenso e finalmente iniziano ad arrivare le nostre tesi, le nostre teorie, e capisce esattamente quello che questi ragazzi protestavano, cosa volessero dire realmente. Voleva dire che le discariche, se continuiamo così sulla nostra terra, non ci sarà più spazio per null'altro. Allora i nostri figli cosa stiamo dando domani? Una terra di discariche e inceneritori. Io vengo da Giuliano, adesso su quel campo di Ecoballe che è chiamato Taverna del Re vogliono costruirci anche un inceneritore. E allora cosa fanno i cittadini? Continuano a studiare e portano un piano alternativo per lo smaltimento di quelle palle, perché non si debba mai avverare che quell'inceneritore possa bruciare quelle coppalle, che è un genocidio annunciato per questa terra, perché là dentro non è altro che immondizia mummificata. Loro ci hanno fatto passare che l'inceneritore bruci e diventa per magia, non esiste più. Sono particelle, nanoparticelle chiamate PM10, entrate nel nostro organismo, sono piccolissime, non le vedi neanche al microscopio, entrano nell'aria, entrano nei nostri polmoni, e questo è il futuro che vogliono dare ai nostri figli. Noi lo diciamo da sempre, siamo forse il primo movimento al mondo che salvaguarda l'ambiente, perché noi su quello siamo subentrati, perché volevamo portare i nostri piani alternativi e starcene a casa, fare liberamente quello che facevamo prima, ma veramente ogni volta era una continua sconfitta che nessuno ti ascoltava. Allora che fai? Ti organizzi, la metti in rete, siamo 4, adesso siamo 9 milioni e finalmente, credetemi, prima era derisione rispetto ai nostri temi, ora c'è grande e grande rispetto. Sulla terra dei fuochi credo che sia stato il mio unico scopo di entrare là dentro, perché venendo da questa terra non potevo che parlare della mia terra di continui malati di tumore. Allora ogni giorno sentivo le persone che anche parenti venivano a mancare, e allora cosa fai? O trasformi in rabbia e diventa qualcosa di ossessivo e non porta assolutamente a nulla, o ti organizzi come abbiamo fatto. E possiamo dire che la più grande vittoria di quest'anno è che finalmente noi abbiamo fatto una proposta semplicissima: chi inquina paga. E dopo 20 anni, finalmente alla Camera dei Deputati la nostra proposta di legge è passata. Disastro ambientale, inquinamento ambientale, finalmente fino a 15 anni di galera, perché non è possibile che ha ucciso la nostra terra non ha fatto mai un giorno di galera, adesso sono tutti liberi.
comunque non cambiava nulla nel concetto concreto delle persone del momento, ma le nostre generazioni avrebbero meno possibilità di un'opposizione, meno possibilità di avere una concreta gestione dello Stato. Io da quando faccio parte del movimento e mi domandano perché sei del movimento, io ancora lo devo capire, credetemi, ancora lo devo capire. Io sto soltanto che quando sono entrato nel Movimento 5 Stelle ho sentito una famiglia allargarsi ogni giorno, sentirsi veramente di star facendo la cosa più bella e alta del mondo. Quando Sergio diceva i nostri 42 milioni di euro di rimborso elettorale, il fatto che rinunciamo alla maggior parte del nostro stipendio, signore, credetemi che è fondamentale che ci siano stati, perché la maggior parte delle persone quando entravano là dentro credevano di scassare il mondo, di rivoluzionare tutto, poi avevano il contatto con i soldi, si facevano cambiare completamente prospettiva. Allora ringrazio Beppe Grillo che ha dato questa grande impronta, perché portare il movimento e lo fai per un bene più alto e non lo fai per i soldi e hai sempre il contatto con le persone, perché a 30 anni tutti quei soldi ti possono far girare la testa, ti possono far venire strane idee in testa. Allora io ringrazio veramente tutti voi, perché è a voi che devo il mio essere lì dentro, il mio portare queste proposte, le vostre proposte. Io, è una battuta che faceva Lucio Righetti, mi piace ripeterla adesso, Lucio la sto ricendo e quindi me la sto ripetendo tranquillamente. Noi già siamo all'83% dei consensi elettorali, il 13% purtroppo sono